Poter in qualche modo accedere a tutte le procedure del SUAP attraverso servizi telematici credo che possa essere per gli utenti, per gli operatori, per i professionisti un gran vantaggio in termini sicuramente di tempo, nel senso che non è più necessario recarsi da questo punto di vista negli uffici, non è più necessario aspettare un appuntamento, quindi è possibile organizzare il proprio lavoro, la propria attività attraverso le proprie esigenze. Pensiamo anche possa facilitare in qualche modo la possibilità di conoscere quelle che sono le modalità, la tempistica e l'andamento delle vostre procedure, quindi anche un percorso di trasparenza. Lo sportello, dicevo, che rientra all'interno di un obiettivo di semplificazione delle procedure amministrative. Sappiamo quanto oggi la richiesta da parte delle imprese di velocizzare i tempi e semplificare le procedure è una richiesta molto forte, e gli enti locali da questo punto di vista possono cercare di fare un passo in più, come noi oggi stiamo provando a dimostrare. Poi questi mesi di sperimentazione e anche il riscontro che ci darete ci servirà a migliorare il servizio. Questa è un'evoluzione di quello che è lo sportello unico delle attività produttive all'interno dell'amministrazione comunale. Chiaramente è un'attività che è iniziata da poco, diciamo che è attiva da marzo di quest'anno. All'interno abbiamo all'incirca avuto la presentazione di 150-180 pratiche, soprattutto per la maggior parte sono scia. Le possibilità dello sportello, come è stato detto e ripetuto dai relatori precedenti, è molto più vasta, perché riguarda non solo le scia, ma anche tutta una serie di altre attività che possono essere, che sono diciamo di competenza comunque dello sportello del commercio, ma che sono quindi anche banalmente le autorizzazioni per gli ascensori, come dicevamo, le autorizzazioni anche per eventi, manifestazioni e quant'altro. Comunque questa piattaforma è utilizzata anche da diversi comuni con termini dell'area del Nord Milano. Questo sicuramente diciamo facilita i professionisti e le imprese, perché abbiamo una omogeneità, un'uniformità quindi di approccio, quindi con le stesse caratteristiche quindi rispetto alla modulistica e al tipo proprio di intervento, di approccio da utilizzare. Lo sportello è attivo e quindi disponibile all'indirizzo suap.comune.cinisello-balsamo.mi.it. È anche accessibile direttamente dal sito del comune, dove troviamo il link diretto allo sportello. Mi soffermo sulla porzione FAQ, dove possiamo trovare una serie di informazioni che ci servono per la presentazione dell'istanza, che ci possono chiarire magari alcuni dubbi che ci vengono durante la presentazione dell'istanza. Le sessioni che noi stiamo vedendo, compresa questa sessione FAQ, ma anche le schede e le guide dei servizi, sono dinamiche. Quindi noi in realtà teniamo aggiornate queste guide, queste schede, rispetto anche alle domande che ci vengono poste. Per presentare un'istanza mi soffermo sul pulsante presentare istanze. Qui mi trovo una lista di tutte le possibili attività che sono associate allo sportello telematico e quindi sono disponibili. Una volta identificata la scheda, la apro e mi ritrovo una serie di informazioni descrittive estremamente dettagliate. Anche queste, vi dicevo, sono dinamiche, vengono aggiornate secondo la normativa che chiaramente viene messa e che tante volte ci cambia le carte in tavola da un giorno all'altro. Quindi mi ritrovo sempre per tutte quelle 150 schede una descrizione dettagliata del tipo di attività, alcune informazioni interessanti che riguardano quel particolare tipo di attività. Dopo questa sessione di descrizione dell'attività abbiamo le sessioni che contengono tutta la documentazione, tutte le informazioni per l'effettiva presentazione dell'istanza. Diversamente da altri siti è il sistema che mi dice quale modulo devo andare a compilare. Non devo sapere io se devo usare la scia A di Regione Lombardia, la scia B, o se esiste magari una scia, ad esempio, per alcuni tipi di attività come le agenzie d'affari, o per cose che usate particolari per quel particolare tipo di attività, e ricercarmela sul portale.
è il sistema che già mi presenta il modulo che è relativo a questa particolare attività. Insieme al modulo vediamo subito anche una lista dei relativi allegati. In realtà questa lista sono tutti possibili allegati. Durante l'attività di compilazione, nel momento in cui io darò al sistema maggiori informazioni su quello che effettivamente voglio fare, su quali sono le caratteristiche dell'attività che voglio aprire, cessare o variare, il sistema filtrerà questa lista, procedo alla selezione del mio modulo e mi ritrovo innanzitutto nella visualizzazione, la possibilità di poter consultare il modulo in formato PDF. Il modulo ha una scritta molto evidente, facsimile. Questo perché non deve essere utilizzato per essere scaricato, magari compilato a mano e poi magari inviato al comune tramite PEC. È un facsimile perché l'unica modalità di presentazione delle istanze è lo sportello telematico. Posso, abbiamo detto, siamo arrivati al fatto di poter consultare il mio modulo, non siamo ancora arrivati al fatto di compilare telematicamente il modulo. Infatti qua sopra abbiamo una scritta: i moduli telematici possono essere compilati soltanto se mi dici chi sei, soltanto se io sono sicura della persona che ho di fronte a te. E questo essere sicura della persona che ho di fronte a te in Italia si fa con la Carta Nazionale dei Servizi. Questo fare vedere la carta d'identità negli sportelli telematici è inserire nel lettore, oppure utilizzando la chiavetta, la Carta Nazionale dei Servizi.